Ragazzi, tanto piccolo aggiornamento sulle condizioni fisiche dei calciatori. Bonucci ha subito semplicemente una botta e verrà monitorato nei prossimi giorni. Invece per Pogba c'è lesione di basso grado all'adduttore della coscia. E vediamo, ne avrà almeno per 20 giorni. Poi bisognerà capire se il ragazzo recupererà in tempo. Però c'è lesione e la lesione non è mai una bella cosa. Mi spiace veramente tanto per questo calciatore che sta trovando tantissimi impedimenti dal punto di vista fisico, un corpo che non risponde più agli stimoli che dovrebbe avere un atleta del suo calibro, ed è davvero un peccato perché il potenziale di Pogba è, secondo me, smisurato, calciatore meraviglioso che in questo momento non riesce nemmeno ad essere convocato per le partite. Quindi vediamo, ma sicuramente la stagione di Pogba da dimenticare. Guardate anche la live reaction a quella che è stata la partita ieri sera. L'ho fatto uscire questa mattina sul presto, come sempre, sulla live reaction. E ero molto, molto nervoso. E devo dire la verità, mentre editavo me ne sono veramente reso conto, ma so anche il perché. E di questo voglio parlarvi domani, perché secondo me c'è da fare un quadro, un momento, un attimo della situazione, anche pensando a quelle che saranno le due prossime partite alla Juventus di marzo, con cui andremo a concludere marzo, cioè Friburgo e Inter. Vi lascio comunque qui sopra nelle schede il video in questione. E partiamo come sempre dall'allenatore, che secondo me merita 5,5, perché la formazione con quelli che c'erano a disposizione non si poteva fare di meglio, anzi sono stato contentissimo di vedere Fagioli, Barrenechea e Miretti come titolari, felicissimo del gol anche di Sulé, quindi tanta roba. La Juventus con questi tre e Vlahovic aveva quattro giocatori titolari nati dopo il 2000, quindi stiamo continuando questo percorso di crescita di alcuni giocatori. Su Allegri penso che ci siano principalmente due discussioni da fare, una sulla stagione, che è quella della valorizzazione di Vlahovic. Credo che sia necessario, arrivati a un certo punto, capire quelle che sono le caratteristiche dell'attaccante a disposizione e cercare di esaltarle, cosa che in questo momento ancora non si sta facendo. Ma io non credo che i minuti di blackout siano colpa di Allegri, perché sono andati a rivedermeli e vi ho anche pubblicato una piccola analisi su TikTok e una piccola analisi su Instagram di quelli che sono stati i gol che abbiamo subito e i momenti in cui abbiamo sofferto la Sampdoria, principalmente il primo tempo, che non mi è piaciuto, perché veramente la Samp ha avuto tantissime occasioni, mentre nel secondo invece la Juve ha fatto tutta un'altra partita, è riuscita ad essere più aggressiva, più compatta, a subire meno, ad attaccare di più, a trovare il gol, un rigore, due pali. Quindi insomma, dopo una Juve che è andata a chiudere effettivamente la partita, ma che poteva benissimo evitarsi di prendere quei due gol. I due gol, secondo me, non sono colpa di Allegri, sono colpa di errori di squadra e individuali, che appunto vi invito ad andare a recuperare quei brevi video d'analisi. La cosa che non mi è piaciuta di Allegri, oltre appunto, ripeto, al discorso di Vlahovic, che poi faremo anche un discorso su Vlahovic durante la pagella di Vlahovic, è questa. Perché questa squadra è timorosa, secondo voi, in alcuni momenti della partita, soprattutto quando prende gol? Ed è un punto importantissimo del video di domani. Proprio perché abbiamo questa volontà ogni tanto di stringerci, di avere troppo rispetto per l'avversario. L'avversario va sempre rispettato. Ma questa è una squadra che ce l'ha dimostrato, lo dicevo anche ieri nel post partita, quando va a segnare il quarto gol, di volere fare il quarto gol. Io noto questa contrapposizione tra quello che fa la squadra bene, quello che vorrebbe fare la squadra e quello che chiede l'allenatore. Secondo me c'è proprio una contrapposizione netta di filosofie calcistiche tra i calciatori e le caratteristiche dei calciatori, più che i giocatori, le caratteristiche dei giocatori e quello che chiede Allegri. Io credo che la partita di ieri sia stata giustamente vinta dalla Juve. Ma ci mancherebbe altro, stiamo parlando di una squadra che è giustamente, secondo me, al secondo posto in classifica in Serie A per quelli che sono punti conquistati. Juventus senza la penalizzazione sarebbe seconda, e credo davvero giustamente, perché non vedo chissà quante squadre in questo momento, oltre al Napoli in Italia, fare un percorso netto. E se la Juventus ha conquistato più punti degli altri, si merita di essere al secondo posto, ma una squadra che potrebbe davvero fare di più e che secondo me doveva fare di più in stagione. Quindi la partita di ieri è stata vinta dalla Juventus, giustamente, ma la rabbia, io sentivo anche Romeo Agresti che diceva è giusto che il tifoso della Juventus sia arrabbiato per questi continui blackout, e voglio completare il discorso domani. Quindi
io voglio che i giocatori si tolgano un po' di dosso questa paura, che se mancano 3 minuti più recupero, che sono 5 di recupero, quindi 8 minuti, e stai vincendo 3-2 con la Sampdoria, tu non debba perdere tempo alla bandierina. Questa squadra può giocarsi la palla, può provare a fare il quarto gol, magari con una marcatura preventiva, magari non andando a saltare con tutti gli effettivi, tenendo un giocatore in più a copertura di una ripartenza della Samp, ma senza aver paura per forza di cose di dover subire il terzo gol. La partita si può chiudere ed è sicuramente più facile, perché poi è più difficile se non giochi quelle palle lì e poi prendi la ripartenza dopo quando non te l'aspetti. Se invece tu ti metti, ti presupponi, ti fai il discorso che la ripartenza ci può essere, quindi cerchiamo di organizzarci difensivamente per bloccarla, difficile che tu vada a prendere anche il terzo gol dalla Samp. E ripeto, in un secondo tempo in cui secondo me la Juve ne poteva fare anche di più, è stata fermata dai pali, dai rigori sbagliati e tanta roba. Quindi secondo me il blackout, Allegri non ha colpe, però ci sono delle micro modifiche che andrebbero effettuate proprio a livello di atteggiamento sulla gestione generale della partita. Non mi è piaciuto semplicemente De Sciglio braccetto di sinistra. Cioè, io vedo De Sciglio già un giocatore in difficoltà in questo momento. Metterlo anche nella condizione di dover andare a interpretare un ruolo che in carriera non ha mai ricoperto, secondo me è stato un azzardo. Però queste sono le uniche critiche che posso rivolgere ad Allegri nella serata di ieri sera, perché poi, come vedremo, i voti vanno molto nella direzione di quel blackout difensivo. Voto 6 a Perin, che è spettatore non pagante, perché i due gol che ha subito non hanno assolutamente colpa da parte di Perin, un po' come dicevo il gol di Mancini con la Roma per Szczęsny. Sì, li puoi parare, certo, perché puoi sempre fare la parata straordinaria, però è molto più probabile che tu vada a prendere gol, quindi non penso che ci siano assolutamente colpi di Perin nei due gol. Per quanto riguarda Bonucci, nei primi 9 minuti, quindi sullo 0-0, noi regaliamo due palle gol colossali alla Sampdoria, una con Bonucci e una con Bremer. Una con Bonucci a difesa schierata che si fa scavalcare da un banalissimo lancio lungo la difesa, 3 contro 1 e Gabbiadini va a tirare in porta indisturbato. E l'altra con Bremer che sbaglia un appoggio mentre stiamo impostando, Bremer con i piedi ancora un po' pasticcione, e ancora Gabbiadini, questa volta dal limite dell'area, che tira in porta a giro. E bisogna stare attenti, perché Gabbiadini, lasciargli il mancino libero non è sempre la scelta giusta. Sui gol, secondo me, a un certo punto, quando dalla destra parte quel pallone che poi viene messo dietro per Juricic, Bonucci può uscire, invece rimane a difendere la linea di porta. Sono errori proprio di gestione della linea difensiva quando ci salta una copertura. In quel caso non c'era Kostić, cioè, quindi Danilo è dovuto andare sulla sinistra, e quindi poi Bremer è uscito ma troppo in ritardo su un Juricic che era libero, e secondo me lì è perché ti manca Locatelli, che ti dà quella dimensione differente in fase non possesso dentro la partita. È uscito Bonucci, ho avvertito una Juve più sicura dei suoi mezzi, meno scricchiolante. Sarà una coincidenza? Forse sì. A mio modo di vedere, forse anche no. Quindi non mi è piaciuta la prestazione di Bonucci e credo che si meriti un 5 in pagella. Bremer 5,5 nonostante il gol, perché quell'errore che fa sullo 0-0 per me è molto pesante. E secondo me c'è anche l'errore di Bremer in uscita, perché esce su Juricic, sulla tre quarti, si perde Juricic, viene saltato, giustamente lo insegue ma viene portato fuori posizione, e quindi la palla che rimpalla poi da destra con Zanoli e arriva da Augello, De Sciglio certo poteva marcarlo meglio ma c'è un rimpallo, la palla finisce dietro, è una palla pazza. Però lì tra Bonucci e De Sciglio doveva esserci Bremer, che non c'era più perché era stato trascinato fuori da Juricic dopo un'uscita errata della linea difensiva. Poi il gol di Bremer è meraviglioso, però Bremer in queste cose qui deve migliorare, perché sono proprio errori banali, stupidi. Perché un conto è se usciamo tutti e facciamo delle uscite aggressive a rompere la linea difensiva, perché poi usciamo tutti, recuperiamo il pallone in pressione e andiamo avanti. Ma se su una linea di 5 uno solo esce in pressione e gli altri difendono dietro la linea del pallone sempre statici e bassi, allora poi è ovvio che si creano degli equilibri differenti ed è ovvio che vai a regalare delle occasioni agli avversari. Quindi bisogna proprio capire come sono state impostate queste cose qui. Bremer non mi è piaciuto tanto ieri sera. 5,5 a Danilo, perché viene saltatissimo da Zanoli là sull'esterno, però
lì Danilo doveva essere aiutato da Kostic, per quanto mi riguarda. Zanoli fa un'ottima roba, Danilo viene saltato, ma ragazzi, io credo anche che sia umano che ogni tanto questo possa mancare degli interventi all'interno di partite che gioca sempre dall'inizio alla fine. Devo dire la verità, mi ha gasato su De Sciglio quando è andato a riprendere l'avversario, quando aveva la fascia capitano al braccio nel secondo tempo. Io credo che Danilo sia il vero capitano di questa Juve in questo momento, perché Bonucci non lo vedo più come un calciatore in grado di poter aiutare la Juve sul campo. È una partita non eccezionale, siccome è quella di Danilo, come non lo è stata quella di tutti e tre i difensori centrali della Juve. Forse il migliore dei tre, comunque, perché Bonucci e Bremer hanno fatto tanti errori in disimpegno, tanti errori anche partendo da dietro. Quindi, nonostante tutto, secondo me Danilo è stato il migliore. Poi Bremer ovviamente ha avuto il pregio di sbloccare la gara con un magnifico gol dell'1-0. Noi siamo molto bravi sui calci piazzati, infatti su quell'angolo eravamo in tre a saltare, eravamo con Rabiot, con Danilo e appunto con Bremer, e siamo riusciti a trovare uno dei tre sul gol del 2-0. Ancora una volta Bremer e Rabiot a saltare, quindi c'è questa insistenza da parte della Juventus sui calci da fermo. 5 De Sciglio, perché il primo tempo è stato veramente un primo tempo in cui si giocava solo a sinistra, col freno mano tirato sulla destra. Ma perché? Ma perché De Sciglio è un calciatore che difficilmente come quinto di centrocampo ti può dare la stessa spinta che ti garantisce un Cuadrado o che ti garantisce un Kostic, proprio per caratteristiche del giocatore. Timido, secondo me mai decisivo effettivamente dentro la partita. Da braccetto siamo andati meglio, è andato secondo me meglio il secondo tempo difensivamente con De Sciglio come terzo difensore piuttosto che con Bonucci centrale, forse complice il fatto che poi Bremer è tornato al centro, può essere che sia così, non credo che sia il suo ruolo. Nel complesso, in una partita emozionante, in una partita entusiasmante di un giocatore che sembra sempre non esserci dentro quei 90 minuti. 6,5 invece a Fagioli, che ha il merito di servire a Rabiot il pallone del gol del 3-2, pallone che, dico la verità, dalle riprese che ci vengono mostrate, quindi con la palla coperta dal fisico di Rabiot, a me sembra che venga presa con il braccio, poi non so se effettivamente così, bisognerebbe guardarla dall'altra parte. È stato deciso di convalidare il gol, penso che sia stata una decisione di campo, più di questo non posso dirvi. Io ho avuto l'impressione a un certo punto che Rabiot toccasse il pallone con il braccio durante il replay, però non si capisce se lo becca col pettorale o se lo becca con il bicipite. Questo devo dirlo. In diretta ho pensato potessero annullare il gol, sono sincero, però Fagioli aggiunge sempre qualità a questo centrocampo, giocatore che è diventato troppo importante per la Juventus. Mi ha fatto ridere che Allegri abbia detto che ha un culone in senso buono. È vero, ha questa conformazione particolare del corpo, però penso che Fagioli abbia fatto un'ottima partita anche ieri sera. 5,5 Barrenechea, che non mi è dispiaciuto, io devo dire la verità, sto iniziando ad apprezzare questo calciatore, perché è irruento, è un giocatore comunque aggressivo, è un giocatore che vuole recuperare i palloni, forse un po' troppo sfarfallino. Allegri a un certo punto ha detto: siamo andati in giro per il campo, errori di gioventù. Io non credo che siano errori di gioventù, perché è stato l'unico Barrenechea, se vogliamo, essere stato un po' più sfarfallino in giro per il campo. Io guardo la partita, guardo il tabellino e Fagioli mi fa l'assist, Miretti mi fa l'assist, Sulé mi fa il gol, quindi non credo che sia un errore, un problema di gioventù. Non penso che ci sia il blackout perché ci sono i giovani, anzi la partita la vinci secondo me perché ci sono questi ragazzi che stanno dando tanto alla Juventus in questa stagione. Barrenechea non è Locatelli, non sta dando quello che dà Locatelli, e io aggiungo ci mancherebbe altro, perché credo che Locatelli in stagione stia facendo benissimo da volante davanti alla difesa, è rivedibile in impostazione, però ragazzi, quando la palla ce l'hanno gli altri, Locatelli si sente. E non credo nemmeno che sia un caso che i due gol siano nati proprio senza Locatelli. Andatevi a vedere veramente il gol di Juricic, è lasciato liberissimo al limite dell'area in una posizione in cui solitamente Loca domina, e non poco. Sostituito a fine del primo tempo, credo che abbia fatto comunque tutto sommato una buona partita, e deve crescere, e lasciamolo crescere, perché secondo me ha delle buone prospettive. Il fatto che giochi ancora lui al posto di Paredes
ti fa capire che Paredes è completamente fuori dai piani. Io credo che Allegri sia molto bravo nel parlare di queste cose, infatti anche sia pre che post partita gli hanno domandato nuovamente di Paredes e lui ha fatto un po' il vago, ma no, sono scelte, ho deciso Barrenechea, comunque un giocatore della prima squadra. Netto, clamoroso, palese che Paredes Juventus sia una storia finita, completamente finita. 7,5 Rabiot, perché è il giocatore che ti fa la doppietta, giocatore che ti fa due gol, giocatore che quasi 10 gol stagionali, un centrocampista che non segnava così tanto alla Juve, non si vedeva dalla stagione in cui Pogba andava in doppia cifra, quindi stiamo parlando di anni e anni fa. Rabiot ormai ha fatto una crescita incredibile a livello fisico, un giocatore che si carica sulle spalle il peso di tutta la Juventus, in zona gol si fa sentire, anche in rifinitura sta iniziando a diventare interessante, quella palla che dà in morbida in scavetto a Vlahovic è deliziosa. Giocatore che poi è stato intervistato a fine partita, gli è stato domandato: ma come fai a lasciare la Juve se all'Allianz quest'anno hai fatto quasi 10 gol? E lui l'ha fatto capire che fine alla stagione divertiamoci insieme, poi vediamo cosa succede, ma molto probabilmente ci saluteremo. Peccato, perché su 4 anni alla Juventus questo è stato l'anno migliore di Rabiot. A me è piaciuto molto anche con Pirlo l'anno scorso, quando veniva schierato come esterno nel 4-4-2 storto, secondo me abbiamo sprecato tantissimo Rabiot, e il primo anno con Sarri è stato un anno un po' altalenante, cose buone, cose meno buone, giocatore che non mi aveva mai fatto impazzire, ma che in questa stagione gli va riconosciuta una crescita mostruosa, straordinaria, insieme a Locatelli e Fagioli va a formare un centrocampo che sinceramente mi piace da impazzire, perché ripeto, la Juve ai punti sarebbe seconda, perché ci sono delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, le vanno analizzate, vanno individuate, vanno capite per migliorare. Centrocampo della Juve con Locatelli, Rabiot e Fagioli, come funziona? Una delle cose che funziona. Con Kostic a sinistra funziona. Sono cose che funzionano, come la difesa dei tre brasiliani funziona. Queste sono cose che funzionano. 6 a Kostic, perché il primo tempo è a spinta mancina bianconera, di stampo mancino bianconero. Ragazzi, ancora una volta Kostic dalla bandierina, non so quanti assist abbia già fatto in stagione, oltre i 10 mi pare di ricordare, però in fase di non possesso ha sofferto tantissimo e ha messo in difficoltà tutta la difesa, è andato a stressare Danilo perché doveva uscire poi su Zanoni che ha spinto tanto lì sulla destra. Quindi Kostic bene davanti, perché comunque la spinta a sinistra nel primo tempo non è mai mancata, dietro invece più in difficoltà, e quindi faccio una media dei due voti. In fase di non possesso non mi è piaciuto, in fase offensiva invece sì, e quindi bisogna calibrare un po' il voto. Invece 6,5 a Miretti, che secondo me è tornato sugli standard che ad ottobre, settembre ci facevano dire: oh rega, questo è forte. Al di là del cross, dell'assist per il gol del 2-0 di Rabiot, tanta qualità, tanta personalità, progressione palla al piede, gestione del pallone, tecnica. Miretti, c'è stato un periodo che si era perso, probabilmente quell'errore contro il Benfica, quel rigore procurato, poi le continue esclusioni barra bocciature dell'allenatore l'avevano un po' fatto dubitare. Non mi era piaciuto con la Roma, stasera sì. Penso che abbia fatto un'ottima partita. Bravo Mire, questa è la linea da seguire. E poi qua purtroppo c'è da fare un discorso, perché prima vi dicevo, hai Vlahovic, sai che non è Giroud, perché Giroud per me sarebbe il giocatore ideale nell'attacco della Juventus, per come la Juventus interpreta gli ultimi metri di gara, di campo, uno come Giroud, abilissimo a giocare a spalla alla porta, sarebbe perfetto, perché fa delle sponde clamorose, aiuta tutta la squadra a esprimere al meglio la potenzialità. Però non abbiamo Giroud, abbiamo Vlahovic, e io credo che sia una fortuna avere Vlahovic come attaccante della Juventus. Ieri sera dicevo, Vlahovic in questo momento è in crisi come il peggior Amauri. È vero, è in una crisi nera. Ci sono due partite di Vlahovic, ieri. Una prima del rigore, una dopo il rigore. Prima del rigore in cui comunque prova a fare il suo, andare a giochicchiare, ogni tanto esce dalla partita perché non è il suo modo di giocare, e qui torniamo al discorso di l'allenatore dovrebbe cercare di valorizzare quelle che sono le caratteristiche dell'attaccante. Dopo un anno che ce l'hai a disposizione, dopo un anno che chiede all'attaccante di fare delle cose e non vengono, non è lui che deve adeguarsi. Hai quel tipo di attaccante, dobbiamo adeguare il gioco offensivo al fatto che lui vada a fare quei movimenti per finalizzare. E poi c'è Vlahovic, che in questo momento ci sta mettendo del suo, perché Vlahovic in questo momento ci sta mettendo del suo. Poi
Io credo che in questo momento abbia una sfortuna terrificante, terrificante, perché il palo su rigore, il palo, la traversa quando fa gol su Le con Kostic che mette l'ennesimo pallone ottimo della partita da sinistra anche al 90esimo, e quando vede che Vlahovic becca la traversa fa così, dice vabbè, non ce l'abbiamo fatta neanche sto giro. Però Vlahovic sta mettendo il suo, perché sbagli il rigore in un momento così delicato, l'hai tirato bene, è solo sfortuna. È difficile fare questo ragionamento, è difficile pensare questa roba, soprattutto in campo. Bello lo stadio che invece applaude e urla Dusan Vlahovic, perché di questo ha bisogno di tranquillità in questo momento questo ragazzo, bisogno di tranquillità e di un aiuto da parte dell'allenatore per far sì che venga messo nella condizione di esprimere meglio il suo calcio. Quindi a me fa sempre ridere voler trovare il colpevole, colpa di Vlahovic, colpa di Allegri, secondo me colpa di tutti e due, perché Allegri ha delle responsabilità da una parte e Vlahovic ha delle responsabilità dall'altra. Sono due facce della stessa medaglia, non è una guerra, eh? Vlahovic e Allegri sono allenatore e attaccante della Juventus, vanno nella stessa direzione, devono andare nella stessa direzione, e allora serve che tutti e due vadano a migliorare questa roba qui, perché insieme si migliora, insieme si vince, insieme si fa il passaggio successivo. Voto 7 a Cuadrado, perché credo che sia stato il cambio che ha spezzato la partita. Nel secondo tempo molto meglio, proprio per via dei due cambi fatti al 45esimo. Cuadrado lì su quella fascia ha dato tutto quello che non aveva dato De Sciglio invece nel primo tempo, uno contro uno a ripetizione, cosa che quest'anno da Cuadrado si era vista raramente. Si va a procurare anche il calcio di rigore, becca una traversa, quindi tutto quello che di buono serviva lì sulla destra, serviva accendere quella fascia, e Cuadrado l'ha fatto, perché se il primo tempo abbiamo attaccato spesso la sinistra, nel secondo tempo spesso la destra e ogni tanto anche la sinistra, appunto come testimonia Kostic che mette quella palla per Vlahovic che poi concretizza sulle, quindi bene, perché quando Cuadrado e Kostic sono in serata e attaccano insieme, la Juventus è forte sugli esterni. Prima parlavamo del centrocampo che funziona, sì, perché funziona, ma per vie centrali facciamo più fatica ad andarci, soprattutto quando manca Di Maria. Sugli esterni invece siamo molto bravi, noi cerchiamo sempre di sfondare dagli esterni, perché Kostic ci permette di farlo e Cuadrado non ce l'aveva ancora permesso in stagione. Ieri sera invece mi è piaciuto, e non poco, voto 7. 6,5 anche a Locatelli, secondo me, quando è entrato Locatelli si è avvertita quella modifica sostanziale all'impronta di squadra, perché io credo che la squadra sia molto tranquilla quando c'è Locatelli. C'è stato un momento in cui nel primo tempo Bonucci e Barrenechea stavano impostando da dietro e sembravano due centrali difensivi perché erano di fianco. Fanno fatica, soprattutto Barrenechea, dove poi Bonucci è andato a intrappolarsi in una posizione complicatissima in cui, vabbè, lasciamo stare. Bonucci in questo momento sta facendo molta fatica, ma a maggior ragione fa fatica Barrenechea se poi tutta la squadra si allontana, si allarga e i reparti diventano lunghi. Locatelli è un po' più bravo in questa cosa, dicevamo anche prima, deve migliorare però nell'impostazione, ma che mano dà dietro al difensore centrale della difesa 3, quindi a Bremer? Tantissimo. E avrebbe aiutato anche nel momento di blackout. Io sono davvero convinto che con Locatelli in campo magari ne avremmo preso uno, ma non due di quei gol lì, perché Locatelli va a prendere sempre quella porzione di campo lì dove poi è arrivato il gol di Juricic. E non perché sia colpa di Barrenechea, ma perché Locatelli quest'anno in quella posizione lì sta facendo, secondo me, molto molto bene. 6,5. 6,5 anche su Le, sono contentissimo che abbia trovato il suo primo gol con la maglia alla Juve. Ha detto che si sentiva piangere, i messaggi del papà, della famiglia, tutti contenti, felicissimi, lo cercava, lo voleva, non sapeva come esultare addirittura. Giocatore che la Juve deve cullarsi, perché io credo che abbia delle buone probabilità di diventare un buon giocatore. Io non sono sicuro che su Le sia destinato a diventare Dybala, Di Maria, no, però secondo me può diventare un ottimo giocatore, e il fatto che Di Maria sia la Juve deve essere una spinta in più per Sulè, perché deve imparare a prendere ogni giorno di più da un giocatore che per caratteristiche, non per livello, per caratteristiche gli somiglia molto e deve essere riferimento. Stiamo parlando di un giocatore leggendario nella storia del calcio e dell'Argentina, e Sulè può veramente rubare i segreti a Di Maria. E il fatto che nella gara in cui Di Maria non c'è vada a segnare Sulè,
per me anche quasi romantico e anche quasi magico, contentissimo che abbia trovato il gol. Mi è dispiaciuto tantissimo per Vlahovic, perché mi è dispiaciuto un sacco, però per Sule sono molto contento. Senza voto Rugani, senza voto Gatti, che entrano, bizzarro finire una partita con due difensori centrali che sono entrati all'84esimo e all'89esimo, perché poi abbiamo finito con una sorta di 4-4-2 ultra difensivo con Rugani e Gatti, e da una parte mi pare Danilo e dall'altra Cuadrado, se ben ricordo, con Kostic alto, Fagioli alto, Locatelli Rabiot in mezzo e Sule e Vlahovic davanti. È successa anche questa, sono entrati per blindare il risultato e siamo riusciti a portarla a casa. Io sono contento che siamo riusciti anche a trovare il quarto gol, perché credo che sia veramente importantissimo in questo momento per la Juventus fare quanti più gol possibili. Infatti una delle cose, secondo me, positive della partita di ieri, al di là del fatto che quel blackout lì, ragazzi, non mi può andare giù, e domani vi spiego anche bene perché, le motivazioni che mi hanno fatto molto arrabbiare, e ho visto che in tanti non erano d'accordo con la mia analisi della partita di ieri sera, e sono contento quando ci sono delle opinioni contrastanti, perché nasce dialogo. E da questo dialogo, secondo me, poi domani riusciremo a strutturare un bel video di ragionamento per quello che è il momento della Juve. Sono contento che quindi la Juventus abbia fatto 4 gol, perché stiamo andando in una direzione in cui stiamo iniziando a segnare un pochino di più rispetto al passato, ed è il momento giusto per farlo. Mi fermo qua, perché sennò spendo troppe parole anche sul contenuto che volevo portarvi domani.